Bonjour ragazzi e ragazze, oggi sto utilizzando la mia videocamera solita per filmare. Siamo a Cortina, davanti a me c'è un panorama splendido, siamo venuti qui per il weekend, eravamo a Milano per un evento Google. Vi faccio vedere il panorama meraviglioso, stiamo preparando il pranzo, anche se parecchio tardi, oggi ho dormito fino a tardi, avevo proprio bisogno di una bella dormita. E poco fa c'erano due cerbiatti che correvano, uno era piccolo, non sono riuscita a prendere la videocamera in tempo. Adesso vediamo patatone! Sto giocando al solitario. Ah, e come sta andando? Come sempre, bene. Ah, oh, la modestia! La modestia di questo patatone! Pupu. Mi diverto. Mio patatino. Però ogni tanto anche non va sempre bene. Ah, ecco, diciamo la verità. Sì, è vero questo, però... Però comunque è una cosa... Ormai sei un master. Oggi in realtà non fa caldissimo, però fa caldo sul sole, vero? Sì. Al sole si sta bene. Io mi sono messa gli occhiali da sole, un po' perché c'è il sole, un po' perché essendomi appena svegliata in realtà, non ero tanto presentabile, diciamoci la verità. Andiamo a vedere com'è la pasta. Stiamo facendo la pasta al ragù, con il ragù che ci fa la mamma di Tomas, che è super buono, perché io non sono capace e Tomas non so se è capace a fare il ragù. Però abbiamo gli spaghetti che si stanno preparando. Dobbiamo usare la piastra elettrica perché mi sa che le bombole a gas sono finite. Dobbiamo chiamare perché ce ne portino una nuova. La papa è pronta. Pasta ragù, miam. E con questo panorama, se fa caldo ci mettiamo sempre qua a mangiare. Anche se in realtà io il maglioncino ce l'ho, però sotto il sole si sta davvero bene. Buon appetito, pupetto. Grazie, pupetto. Tanto. Buon appetito. Siamo pronti, oggi no make up day, quindi sono completamente struccata, imbarazzantemente. Dove stiamo per andare? Al passo Tre Croci. E dov'è? Cos'è? Racconta, spiega. Il passo, diciamo, che sta qua vicino a Cortina, ma passi ovviamente la zona tra il Cristallo, il Monte Cristallo e il Monte Faloria. Ok, bellissimo. E c'è un bel panorama? Bellissimo. Ok, let's go. Andiamo. Tomas è anche vestito da montanaro. Notare la camicia a quadri. Anch'io ne avevo una. Poi nel trasloco mi è sparita, altra cosa che è sparita, anche la camicia a quadri rossa che avevo. Comunque, è da notare le ciabatte. Come le chiamo io? Ah sì, le ciabatte da elfo di Babbo Natale. Rosse e verdi. Sono molto fiera del mio outfit montanaro, come potete vedere. Non so se è davvero montanaro, ma secondo me sì. Sono un altro per le Timberland, che metto solo in montagna. Siamo pronti. Pupetto anche outfit un po' montanaro, un po'... sono molto figo. E andiamo. Siamo arrivati al passo Tre Croci e questo è il lago di Misurina. Noi ci eravamo già fermati qua una volta, ma io era buio, non sapevo ci fosse un lago. Hai fatto un sacco di foto, pupetto? Sì, molto belle. E lì ci sono dei colori stupendi nel cielo, ma non credo si riescano a vedere in videocamera, purtroppo no. Controllato, ci sono 6 gradi qua. Sì, da dove? Sul cellulare. Ah, sì? Sì. Andiamo là dall'altra parte. Andiamo. Io infatti sono imbacuccatissima. Dove vuoi andare, pupetto? Lì dove c'è il sole. Ok. Siamo tornati dalla nostra scampagnata, slash passeggiata, slash giretto in macchina e faceva freddissimo. So, siamo andati fino al lago di Misurina e c'erano 2 gradi lì comunque. Quindi adesso sto preparando un tè caldo. Vi faccio vedere il tè più buono al mondo, che è questo, che in realtà non è tè ma è tipo una tisana, ed è la Pompadour vaniglia e lampone. Vi giuro che ha un profumo buonissimo ed è super dolce. Io non metto mai zucchero nei tè, nelle tisane, ma questo veramente non ha bisogno di zucchero, neanche se siete abituati a berle con lo zucchero. È buonissimo. Quindi sto preparando un tè in questa tazza fichissima con le renne, con la sciarpa. Io l'adoro questa tazza. Stiamo preparando la cenetta e sto facendo le patate al forno perché qualcuno
le adora, vero? E quindi chiede sempre le patate al forno. E in realtà volevo dirvi di un servizio che ho scoperto, perché praticamente cosa ho scoperto? Ho scoperto, adesso ve lo dico, poi vi spiego, poi avrà un senso. Ho scoperto che avrò due figli, avremo due figli, un maschietto che sarà uguale a Tomas e una bimba che all'età di 4 anni sarà già una famosa blogger. E dovrò aspettare fino al 2020 per diventare la mamma più cool d'Italia. Allora, questo in realtà non sono impazzita, semplicemente che vi dico, non sono incinta, perché mi rendo conto che poi una cosa del genere scatena. No, non sono incinta. E questo servizio si chiama Voodoo Sa Tutto. Basta mandare un sms appunto a questo numero, ve lo metterò qua da qualche parte sullo schermo, con nome, cognome e città, e lui appunto ti dice tutto di te. È incredibile, ma funziona, perché, cioè, guardate quello che è uscito a me. E io ho scritto, non so se si vede, credo di sì, nome, cognome e la città, perché eravamo a Milano, e mi ha, cioè, veramente ci sono rimasta. Vedremo se sarà vero. Si possono chiedere un sacco di cose diverse. In realtà si può inserire nel messaggio tipo amore, oppure scuola, lavoro, insomma carriera, qualsiasi cosa. E poi ti arriva questo messaggio che ti lascia un po' perplesso, perché veramente sa tutto. È vero, Voodoo sa tutto. Provatelo, e poi nei commenti, se lo provate, fatemi sapere che cosa vi ha detto, perché mi incuriosisce molto questo fatto. Sono rimasta veramente a bocca aperta quando ho letto tutto ciò, quindi boh, è assurdo. Ma i colori cambiano, adesso sono gialla. Comunque, spero di aver specificato che mi ha contattato l'azienda di Voodoo Sa Tutto per farmi provare questo servizio, quindi ci tengo sempre a specificarlo. Quindi, boh, non lo so, se provate fatemi sapere nei commenti quali sono state le risposte, perché mi incuriosisce. È pronta la pappa, montagna di patate al forno e würstel. Siamo nella prosciutteria qui a Cortina, dove veniamo spesso per cosa? Per mangiare il tiramisù. Sì, dopo cena per il dolce. Qui hanno il tiramisù più buono del mondo. Sì, qui hanno due cose veramente del top. Uno sono i prosciutti dall'Ava, che sono qua, che è proprio il posto famoso per quei prosciutti. Sì, prosciutto crudo, buonissimo. Crudo, veramente buono. E poi invece fanno questo tiramisù. E lo fanno loro ed è super, super, sì. Super. Adesso lo vedrete, però non lo potrete assaggiare, ma ce lo pappiamo noi. Eccolo qua, il tiramisù più buono al mondo. Te lo danno sempre in questi contenitori. Wow. Io devo documentare il mio patatone golosone. Questo è il secondo. E tarara, tarara. Super buono questo tiramisù. Tarara. Ottimo. E io invece ho preso un po' di degustazione prosciutto crudo. Sì, che prosciutto? È San Daniele, numero 10. Mi ha detto che si chiama numero 10. E poi ho preso un Cosmopolitan, che di solito ho un cocktail qui particolare, che è il mio cocktail, ma oggi hanno finito la vodka alla menta, quindi niente, però abbiamo assaggini di prosciutto crudo. E per Tomas il secondo tiramisù. Ti sto invidiando tanto. Miam. Siamo tornati a casuccia, nella nostra cameretta. Qui c'è patatone. Tra l'altro oggi non l'ho detto, non so se l'ho detto in questo video, ma oggi siamo insieme 2 anni, 2 mesi e 2 giorni. La patatone non gliene frega niente, si vede in background. Ma invece no. 2 anni, 2 mesi e 2 giorni. 2 anni, 2 mesi e 2 giorni. Sì, va bene ragazzi, vi auguriamo la buonanotte. Penso che filmeremo anche domani un vlog. Quindi buonanotte, ciao, ciao. A domani, ciao ciao. Dove scappi tu? Ciao Peto. Ciao Misca. Buongiorno. Ciao Misca. Tomas come sempre si sveglia prima di me e io sono ancora tra le coperte. Io mi sono alzata alle 10:30. E io? All'1. No, mezzogiorno. Che in realtà sarebbe l'1 perché si è cambiato l'ora. Infatti mezzogiorno sarebbe già presto per me di domenica. E ci siamo svegliati in questa splendida vista. Chissà se si vede. Non so se si vede. Comunque, bellissima. E io sono veramente ancora nel mondo dei sogni con l'apparecchio. Non so se mi avete mai visto con l'apparecchio. Che vergogna. Ok, adesso mi alzo, forse. Ci sono le foglie che cadono. I monti sono il sole. C'è un po' di neve lassù. Guardate là. Il tempo è un po' così oggi. Ma comunque bella. È
stiamo aspettando di nuovo i cerbiatti. Adesso non sono ancora arrivati però. Pranzetto, abbiamo preparato un brodo che era già pronto, surgelato, in realtà fatto in casa ma surgelato. E dentro le mie preferite, le stelline. Stelline, un buonissimo profumino. Ok, abbiamo appena finito la diretta su YouTube ed è... sono tristissima perché purtroppo si bloccava costantemente, mi dispiace tantissimo, ma se non carico video da qualche giorno ci tengo sempre tipo ad aggiornarvi sulle cose che succedono, per stare un po' con voi, che non lo so, mi mancate, mi secca non aggiornare il mio canale per troppo tempo. E quindi siccome l'ultimo video l'ho caricato secondo me 3 giorni fa, oggi volevo fare questa diretta, però appunto continuava a bloccarsi, non leggevamo i vostri commenti, è venuto anche Tomas, volevamo farla insieme, però non riuscivo a leggere i vostri commenti, si bloccava costantemente, voi mi scrivevate costantemente che si bloccava e alla fine niente, l'ho chiusa. Però siamo stati comunque più di un'ora, ma... appunto, sono super super triste perché ci tengo sempre un sacco al mio canale a fare le cose bene. Però la connessione che è qui, che c'è qui nell'appartamento, evidentemente fa schifo. Ma anche la connessione del mio cellulare purtroppo fa schifo. Il fatto è che siamo in montagna ed evidentemente non prende tanto bene. E quindi dovrò fare qualcosa se voglio fare altre dirette da Cortina, altrimenti meglio non farle, le farò solo da casa. Comunque adesso stiamo... ancora con la tristezza, che mi dispiace troppo che è andata così le live, giuro, che già da ieri vi dicevo sì, facciamo le live e poi connessione, la schifezza. Comunque, stiamo chiudendo tutto quanto, preparando le cose, sto chiudendo la valigia e adesso mi sto preparando un tè, il tè più buono del mondo, e dopodiché siamo pronti, facciamo magari, non lo so, un giretto in centro, vediamo, magari ci beviamo una cioccolata calda e poi torniamo verso Trieste dai gattoni. Questo è il centro di Cortina. Così non abbiamo nostalgia di casa, vuol dire che c'è pochissima gente in confronto a... Abbiamo ordinato ed è già arrivato tutto. Pupetto sta arrivando. Ciao Pupetto, è arrivato tutto l'ambaradan. Pupetto ha preso cioccolata calda con la panna. Non vieni qua sul divanetto vicino a me? No, dove sei più comodo? Dove sei più comodo tu? Cioccolata calda con la panna, la volevamo bianca ma non c'è, ok. Poi ha preso crappen con la marmellata, ovvero bombolone. Io ho preso anche un paninetto con lo speck e il brie. E poi anch'io cioccolata calda però senza panna. Gnam, sembra buona questa cioccolata. Anche il tuo crappen sembra buono. Gato Dever, siamo tornati a casa, ciao! Gato Dever, che mio gattino tutto bianco? Sì, tutto bianco, aspetta che accendo la luce. Sei tutto bianco? Sì, sei tutto bianco e un po' arancione. Tutto bianco e un po' arancione. Dov'è la gatta Stellina? Boh, gatta Stellina! Non sono il borso. Sì, pupetto. Gatta Stellina! Ciao, gatta Stellina, scoiattolina! Gatta Stellina! Ciao, gatta Stellina! Mi sei mancata, gatta Stellina! Mi sei mancata! Tu a me no! Gatta Stellina! E gatto Demer che è geloso. Bravo! Che bravi questi gattoni! Che bravi loro! Che bravi! Nel mio studio, a parte che questo è tutto l'ambaradan che io ho raccolto per filmare l'ultimo video haul, e non è neanche tutto. Ho fatto questi da Givenchy, da Stella McCartney, non so se ve ne ho parlato, da Gucci, Stuart Weitzman, questo è di Luisa Via Roma, da Alberta Ferretti. Insomma, ho fatto davvero tanto tanto shopping e lì ho altre cosine. Quindi c'è anche qualcosa Chanel vintage e vi dovrò far vedere probabilmente dopo aver visto questo video, mi odierete perché qua ho tipo un sacco di shopping. In più prima ero giù di morale, ero tipo arrabbiata perché la live è andata male in questo video, veramente dopo averlo visto mi odieranno tutti. Comunque, una cosa in realtà che volevo farvi vedere sono queste stampe, ovvero non sono delle stampe,
c'è anche Gatto Denver che vuole vederle. Queste si chiamano Displate, sono in realtà delle, adesso vi faccio vedere, sono in realtà fatte tipo di latta o metallo, non saprei descriverle, sono comunque rigide e non hanno bisogno di sì, Gatto Denver, anch'io sono contenta di essere tornata, non hanno bisogno di chiodi, martello, trapano eccetera, si praticamente si incollano al muro. Io ho scelto queste due, ma sul sito Displate, che vi metterò nel box informazioni perché è appunto una collaborazione che sto facendo con loro, io ce n'erano veramente, la scelta è vastissima, io ovviamente non potevo non scegliere, voi mi conoscete, una Torre Eiffel al tramonto, stupenda, e poi questo che ricorda molto ovviamente la boccetta di Chanel numero 5, c'è il logo di Chanel ma è scritto al contrario perché appunto non è proprio di Chanel. Questi sono quadri che vengono fatti da artisti di tutto il mondo e loro li raggruppano sul loro sito di Displate. Appunto, la scelta è super 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 vasta, c'è veramente di tutto, io ho trovato cose perfettamente nel mio stile, sono super super contenta. Si montano sul muro con un magnete e voglio assolutamente vedere come fare, non li monteremo adesso ma nell'home tour li vedrete sicuramente montati. Queste sono le ultime cosine che dobbiamo finire prima di filmare l'home tour, però appunto vengono fissati al muro con un magnete, cosa molto interessante perché non si va a rovinare il muro, la parete. Ma la cosa più bella di questo sito è che per ogni poster acquistato l'azienda pianta 10 alberi. Secondo me è una cosa molto importante il fatto che pensino all'ambiente e quindi ho voluto assolutamente, insomma, supportare questa causa e lavorare con questo brand, che è un brand che sto apprezzando molto, insomma il loro sito, apprezzo molto quello che fanno. Tra l'altro mi hanno chiesto se mi interessava darvi un codice sconto, io dico sempre di sì ai codici sconto, anche se lo sapete non ci guadagno assolutamente nulla, io non ho guadagni su ciò, però credo che possa sempre servire se qualcuno di voi vuole acquistare qualcosa, lo sconto. E vi dirò, c'è lo sconto del 20%, mi hanno dato, che è un buono sconto, secondo me 20% non è male, basta inserire quando uscite, se acquistate qualcosa, il nome KISS, K-I-S-S maiuscolo, e appunto avrete il 20% di sconto. Io sono molto molto felice per queste due stampe che sto pensando di mettere, allora questa da qualche parte, o nella nostra camera da letto o nel corridoio, oppure non lo so, dobbiamo vedere in sera da pranzo, perché è un po' difficile come colore, dipende dai colori che abbiamo attorno, mentre questo, allora io lo metterei qua, però siccome questo studio l'ho fatto tutto tipo a tema turchese e dorato, questo secondo me non ci sta particolarmente bene, però potrebbe starci bene in cabina armadio perché il tema della cabina armadio è rosa e dorato, quindi direi che ci siamo, anche se non ho molto spazio nella cabina armadio, ma vedremo. Quindi dobbiamo solo decidere dove metterle in realtà queste due stampe. Abbiamo quasi litigato con Tomas perché non vuole che io metta la Torre Eiffel tipo nel... Vero? Noi noti che fai no, però qua non ci sta tanto bene. Poi a me piace Parigi, lui dice che ho troppe Torre Eiffel ovunque. Non me ne frega niente! Io voglio avere Torre Eiffel, così io ci trasferiamo a Parigi, scegli tu. Però secondo me sono bellissime, sono bellissime, sono bellissime, sono molto molto contenta. Poi una così la cercavo da un sacco di tempo. Dimmi, che cosa c'è tu che sbuffi la... Ti dico subito. Dimmi. Visto che questo è il tuo studio, metti... No, non la metto qua. Eccola. Non la metto qua. Secondo me non ci sta tanto bene qua. Comunque, adesso mettiamo via tutto sto ambaradan di roba. E basta. E poi andiamo a mettere via le valigie, a preparare qualcosa da mangiare e a coccolare i gatti sostanzialmente. Questo è quanto. Sembra una pazza con tutta sta roba. Ecco Denver là, l'attacco. Denver è sempre all'attacco. Denver è sempre all'attacco. Una cosa che voi non sapete di Tomas. Devo dire che Tomas ha un grosso, grosso problema. È un grosso, grosso problema perché è un cleptomane senza speranza. Dovete sapere. Fai vedere il tuo bottino. C'è anche un... Sì, questo. Fai vedere. Ecco, questo è un classico esempio. Ma stai con le braghe aperte. Ma patatone. Fai vedere in alto. Fai vedere in alto il classico esempio di cleptomania di Tomas, che ci frega tutte le ciabatte dagli hotel, pure quelle usate da noi, per fortuna. No, quelle usate no. Come no? L'ultima volta l'hai preso usate. Confessa! Tu confessa! Quelle arancioni. Appunto. Erano usate o no? Ovviamente sì. Ah, ecco. E il resto del tuo bottino dov'è? Guarda, un'altra roba là. Guardala là. E il resto del tuo bottino?
Perché dovete sapere che io gli dico sempre: Tomas, stavolta però non prendere niente, ti prego. Perché quando andiamo negli hotel, il doccia schiuma, lo shampoo, troviamo tutto. Non bisogna che tu te le porti a casa, queste cose non ci servono. E lui: ok, ok. Poi quando io mi giro, non so come, lui ci riesce sempre, spazzola via tutto in valigia. Poi arriviamo a casa e io mi ritrovo la roba a casa. Dove sono le robe che hai fregato stavolta? Confessa. Dove sono? Patatone, patatone, non si sa. Patatone. Andiamo a cercare, no, non le troverò mai. Da qualche parte le avevo imbucate. Io prendo le ciabatte. Aha. Dopo sono usate dalle gente che arriva qua da noi. Sì, ma abbiamo 45 paia. Sì, grazie ai tuoi viaggi si ne tanti. E invece cosa vuol dire? I sali da... Dovete sapere che Tomas non si è mai fatto un bagno nella vasca in vita sua. Lui si fa solo la doccia. Però ha preso i sali da bagno. E poi ha i capelli... Li ho presi per te. Oh, grazie! Grazie! No, li ha presi per me, rendiamoci conto. E poi si prende la cuffia per la doccia. No, quello non mi serve. Quelle te le ho messe infatti, via a forza. Infatti non l'ho presa. Quelle le volevi prendere e io le ho messe via. No, oggi non l'ho presa però. Ah, ecco. Volevo preparare la frittata con patate, pancetta e würstel. Vediamo se sarò in grado. Qui ci sono le uova, patate, le abbiamo già tagliate. Eccole qua, poi würstel, ho aggiunto un po' di tacchino, perché würstel avevamo solo uno, quindi würstel e tacchino. Tra un po' mettiamo a lessare le patate per 8 minuti come c'è scritto. Adesso mettiamo con un filo d'olio invece i würstel e il tacchino. La pancetta non la useremo, qui c'è scritto pancetta ma noi non ce l'abbiamo, quindi faremo solo questo. Vediamo che cosa ne esce. Vediamo che cosa ne esce fuori. Le uova sono bene amalgamate con sale e pepe. Qui le patate sono quasi pronte, le lascerò ancora un minuto, sono passati 7:30, ma lascerò ancora un minuto. E qui ci sono i würstel scottati, saltati in padella con il tacchino. Ok, ho versato le uova, no, prima ho scolato le patate, le ho fatte tipo insaporire con i würstel e il tacchino. Sembra che io sia super esperta, in realtà sto seguendo tutta la ricetta. Le ho fatte insaporire con il würstel e il tacchino e poi ho versato, adesso ho versato invece le uova. E questa sarà praticamente la nostra frittata. Il mio dilemma è come farò a girarla, non lo so, ma spero che patatone là mi dia una mano, perché io non la saprò girare. Bravo Mai! Grazie pupetto, lo dovrei girare tu. Secondo me potremmo quasi, no, aspettiamo ancora un po'. Ha girato la nostra frittata, che devo dire sono molto soddisfatta, perché sembra molto buona, cioè sembra bella, poi non so se sarà anche buona, però secondo me è riuscita. Dobbiamo aspettare ancora 3 minuti, così c'era scritto. Siccome è parecchio grossetta, io aspetterei anche 5. E poi vedremo. Non è tanto aspettare. No? Sono 2 minuti. Ok, 2 minuti. Aspettiamo 2 minuti. La frittata con tacchino, uova. No, la frittata con tacchino, würstel e patate è pronta. La mia si è un po' spiaccicata quando l'ho tirata fuori dalla padella. Quella invece di Tomas è perfetta. Pupetto, io voglio vedere adesso l'assaggio. In diretta, in diretta. Adesso farà schifo. Buona? Buona, sì. Sì? Buonissima. Davvero? Lo dici così? Buona. Super, super, faremo ancora allora. Buonissima. Andiamo, andiamo, adesso assaggio anch'io. Dopo essersi mangiato la frittata e un pacco pieno di popcorn, qualcuno qui sta ancora cercando qualcosa dolce? Sì. Io voglio fare la pappa. Dolce? Nutella? Con i biscotti? No, Nutella con i biscotti? Biscotti quali? Biscotti tipo questi. No. Allora puoi mangiare questi, tipo i Loacker però con fragole e banane. No. Poi niente. Basta. Niente. Basta. Niente, c'è niente da mangiare in sta casa. Tomas si sta lavando i denti, ora vado a struccarmi anch'io e a lavarmi i denti anch'io, poi andiamo a nonnetta. Vi do la buonanotte, Tomas vi saluta, buonanotte e alla prossima. Ciao! Ciao anche da Tomas, ciao!